Beh, l'ispirazione della collezione è dovuta alla storia del viaggio di un famoso esploratore su una nave altrettanto famosa che si chiamava Endurance, avvenuta nel 1914. Cioè, questi signori qua partirono da Londra il giorno dello scoppio della prima guerra mondiale e ebbero delle avventure, traversie. I signori ebbero un'avventura per certi versi bellissima, divennero famosi, per altre piuttosto burrascosa, rimasero 2 anni sul ghiaccio, all'epoca senza mezzi, semplicemente con la loro disciplina, con la disciplina del loro capo che si chiamava Ernest Shackleton, riuscirono ad uscire dall'avventura, se si salvarono tutti. E quindi è la storia di uomini duri, veri. Viene trasmessa, noi avevamo pensato, producendo dei capi che abbiano un carattere molto maschile, molto avventuroso, che trasmettono sensazioni di viaggio, di avventura, di voglia di rischiare anche. Creare dei capi che fossero particolari, duri, però allo stesso tempo portabili anche in città, cioè capi non per andarci al Polo Nord a scoprire chissà cosa, ma al Polo Sud, ma semplicemente dovevano essere portati in città, ma avere un aspetto aggressivo, duro, ma questo prodotto è l'uomo grande, l'uomo adulto, non è il ragazzino, è l'uomo che comunque vive la sua vita combattendo, una specie di eroe metropolitano che vive la sua vita fra l'ufficio, la famiglia, i conti da pagare, e quindi è comunque un eroe di questi giorni, e il suo, come dire, la sua voglia di vivere o la sua voglia di avventura la trova vestendosi con un prodotto aggressivo piuttosto che con la solita giacchina tradizionale.